Cari amici del libro dei gatti, vi volevo presentare, prima di tutto mia moglie Gretel, io e mia moglie Gretel, e questa è la nostra piccola gioia, che si chiama Sushi. È un gatto che ha 3 anni, 4 anni, vabbè, il tempo passa anche per i gatti, insomma, praticamente. Chiama Sushi, questo bel gattone si chiama Sushi, è una razza americana che si chiama Maine Coon. Maine è il nome dello stato del Maine, Coon vuol dire Rain Coon, no? Coon vuol dire procione, vuol dire, come si chiama procione? La lince, insomma, tipo lince, è un discendente, però è bellissimo, bellissimo. Non ci fa dormire la notte perché è l'appello. Non si dovrebbe neanche fare l'appello. Nei periodi estivi, purtroppo, tante famiglie, tante persone perdono completamente la testa e si dimenticano di avere un amico, lo abbandonano. Queste sono cose che non vanno bene. Non dovrebbe esserci bisogno di un appello, però noi lo facciamo per fare in modo che questi poveri animali non debbano soffrire. Ecco, ma mi sembra una roba. Ma fare un appello per una cosa del genere? Ma mi sembra normale. Cioè, mi sembra normale doversi raccomandare per non abbandonare un cane o un gattino, ma per piacere, ma per piacere. Ci troviamo tutti al Museo Gilardi, vedete qui, per il Dog Day, cioè la giornata del cane, però insomma vogliamo simboleggiare, ecco vedi qui c'è la maglietta che la Greta vi sta facendo vedere, la giornata del cane, ma poi singola la giornata di tutti gli animali, insomma, che fanno compagnia come amici dell'uomo. Vedete questa moglie, questa magliettina qui, se fossimo più cani, Dog Day. Allora, tutti presenti al Museo Gilardi alle ore 18, dalle ore 18. Guardate com'è bella. Con le borsettine del Dog Day. Lanciamo un bel appello per essere presenti tutti in un giorno molto importante, che è il giorno 10 luglio. 10 luglio.